prima della partita già ho la voce che addirittura magari non dovevi scendere in campo. Invece... No, avevo un problemino al polpaccio e niente, ero un po' disturbato fra virgolette da questa cosa, ma devo dire grazie al nostro staff medico che si è dedicato a me tutta la giornata e mi ha permesso di scendere in campo. Al di là di questo sono contento di questo risultato, è una botta importante al nostro campionato. Ecco, sono tre punti pesanti, non avete preso gol, avete vinto col Napoli, che non è mai facile, e tre punti pesanti, tra virgolette, magari inaspettati, no? In una pseudo tabella che si fa. Ma è una mentalità che ci ha dato il mister, è quella di non fare tabelle, di giocarcela sempre, di fare la nostra partita, di non programmare nulla. È una partita pesante, sono tre punti pesanti, se saremo bravi a dare continuità, soprattutto di prestazione, perché comunque attraverso queste prestazioni sicuramente verranno altre vittorie. La difesa 4? Bene, un po' come tutta la fase difensiva, siamo stati belli compatti come ci aveva chiesto il mister, e anche Antonio, Biabiani e Sansone hanno dato una grossa mano e ci hanno permesso magari di rifiatare in quei momenti che conquistavamo la palla e poi di ripartire e fare male. Senti, si dice che il grande portiere fa una o due parate per tempo, così è stato, hai fatto una nel primo e una nel secondo determinante. Ma determinante non so, perché comunque poi c'era un po' di tempo da giocare, ma comunque è stata una partita giocata alla grande come tutti i miei compagni, non c'è nessuno che abbia giocato al di sotto delle proprie aspettative questa sera e sono contento perché comunque ce lo meritiamo. Senti, l'ultima cosa, vincere a Napoli per te è anche un punto in più, vale 4 punti. Oh, come avevo detto in settimana, a Napoli ci sono degli stimoli particolari, non solo per me che sono di Castellammare di Stabia, ma anche per i miei compagni, perché comunque il San Paolo dà stimoli importanti. È una vittoria importante che vogliamo dedicare anche a Corradone, un nostro tifoso, e siamo con lui e speriamo di rivederlo presto al campo insieme a noi. Grazie.